Valerio, ma hai ricaricato la sigla? Ti ho criticato che era in verticale. Ah, ma tu l'hai già vista? Io No, no, eh. Io non ho visto non... niente. No, Io l'ultimo non sono l'ho visto. fermo Che al 17.6. Valerio mi ha detto di far vedere prima la sigla, che è l'ultimo video che ha messo, e poi a Allora, marzo. io sono al 17.6 con chi è il No, ragazzi, capo, lo la sfida registrate per il finale. past, l'abbiamo sempre registrato per il past. Cosa? Non l'abbiamo mai saltato il meme. Oddio, o sì, non mi ricordo. Ma voglio l'ultimo, sì, perché c'erano robe copyright, robe del E genere più che altro. non dovevamo neanche registrare la live, però. Questo è un punto a favore. Ma in realtà su Twitch non credo dia problemi in alcun modo. Su YouTube poi in caso. Beh, posso registrare questa parte qui. Vabbè, che tanto ce la carichi, poi dopo vedi. Ma se taglio da là Sì, infatti. direttamente. L'unica roba. Fammi vedere. Che se io metto di qua. Non c'era modo di farvelo vedere a voi. Di potervelo streamare. No, non credo, anche perché poi viene fuori tutto il caccone. Fatemi, però. Ce lo streamavi tu di solito. No, perché sennò vi sentite 6 volte, mi sa. Adesso proviamo, però. Track, però se io lo ingrandisco così. Anzi. Sì, va bene così. Voi vedrete un po' tagliato a sinistra, ma sti gates. Va come polish. Pazzesca questa cosa. Questo è il meme review. Ci siete nella sigla? No. E no, ti ho detto che sono al 17, se no poi perdo il E segno. tanto dopo dobbiamo riandare su. E scendo giù quindi. Ok, L'ultimo, sì. ci sono. Allora, aspetta. Metto il volume al massimo, ragazzi. Cazzi vostri. 3, 2, 1, via. Cos'è domen? Ah, i memer. Autoreferenziale. Sì. Sì. Non Quello è non la è mai nona fa. esistito. Ecco, c'è cioè, anche qua Robert Downey Jr. ha invaso tutto. E Andiamo a avevamo vedere su la chi è il sigla. capo. Siamo lì. Allora, cos'era? Marzo era. Oddio. 17.6.2024. Dobbiamo No, vedere a quello là. no, no, Marzo era. no. L'ultima è stata sì dopo la 12 ore. Il 29.03. 29. Sì, ma ci 29.03. sono. Guarda che precisione. Sono andato su diretto Ah sparato. Ci sì? sono arrivato subito. 28.03 28.03. I termotabis. Quindi è il primo. I termotabis è il Eccolo primo. qua, sì. Io Marco, te li sei spoilerato? Smettere. No, io non vado mai li ho nel visti Giappone. tutti invece. Sono No, proprio, l'avevo penso, visto. l'unico che non apre Quelli l'avevo mai visto, questa. dico. Infatti, Ah, quindi quello forse era dal sotto. 30 allora. Una non ho gioiosa. idea Ah di no, cosa forse siano il i 29 è termotabli. l'ultimo che avevamo Sì, l'ultimo visto. avevamo già visto, Io non me lo quindi. ricordo, termotabis. Dal primo aprile. Marco, non ti ricordi niente, chiaro. E dal primo aprile. Eccolo qua. No. Prima aprile qual è? Una gioiosa? Non vedo più il numero delle cose. E vedi la data Perché comunque sarà di sempre fianco al 29? nome, vedi. Non lo vedo in questi qua, non so Il perché. problema è che non si beve così. Se fate così viene giù meglio, ragazzi, Qual è eh. il video da vedere? Come si chiama? Non Sono io so che perché non. spompino una bottiglia, Ah, intanto. eccolo qua, ok. Ma la vedi di fianco al nome E non dell'utente vedevo che più l'ha la data, messa? sopra non c'era più, non so perché, No, lo vedo sopra, di soltanto. fianco al nome No, dell'utente. dico, se vai sopra, se vado da sopra il tuo meme, non vedo più le date, non so perché, di fianco al nome. Ma vabbè. Per il sito scrivo durante le live di Formula 1. Beh, ormai effettivamente è passato, ormai sa scrivere Friggi. Visto prima, anche ieri.
Sì. Vediamo, Vale Squiddi. Siete 3, 2, Vai. 1, via. Confermo. Adesso lui Confermo. riderà. Ma quindi non puoi streamarci, dicevi? Che se no ci sentiamo. Vediamo. Che magari facciamo prima senza fare ogni volta. Secondo Sarebbe un po' più me vi fluido. risentite, però. Provate a vedere. Aspetta, anche attivo. Sì, no, ci C'è un sentiamo. po' di eco, sì. Però Sì. vabbè. Cioè, non è che lo sento dopo, lo sento mentre parlo io, ci passo sopra. Era più brutto se lo sentivo dopo qualche Vabbè, siete secondo. Hobbies, ve lo lascio lì. Poi vediamo, abbiamo un altro Vale Squiddi, come sarà di consuetudine durante tutto il Vai. meme review. Va bene. Questo era bello. Cos'è questa Mary ha scritto merda? Oppa, va bannata. Possiamo fare una cosa rapida, possiamo andare su TS, no? È vero. Ah. Potremmo fare questa cosa. Vediamo. Connected. Channel switched. User joined your channel. Eccoci. Onti! User joined your Parlate. channel. Parlo, parlo. Siete bassissimi su TS, mo, E un pochino perché? più bassini. Vabbè. Secondo me tra poco Va bene, la misturate. doppia cosa, Luke, va benissimo. Tra poco, secondo me, misturate. Aspettate un secondo, va. Ho Paura di TS sempre che alzi come vuole Sì. lui le cose, però. Avevo aumentato di 3 decibel, parlate. Bla bla bla. Ma Bu. poi sì, da quanto tempo è TS? Dall'altro ieri che Ma non infatti no, usiamo. l'altro ieri non eravate bassi, anzi, eravate altissimi. Infatti Veramente si è svicchiato di nuovo. vi Sì, state ogni alzando, lunedì sì. c'è Vi state TS. alzando, eh. Non so. Infatti, c'è sti problemi che fa PA! Ed è un casino. Io sono Zarean. alto adesso. Vabbè, No, cioè, sono sempre infatti basso. adesso lo basso a merda. Io ti sento. Ma io vi sento come mi sento su FIFA in realtà, quindi va bene. Grande treno. Parla? No, che è vecchio, sì, assolutamente Parlare, che è vecchio, sì. parlare. Parlare bene. Com'è? Boh, ogni volta che parli ti sento lo scoppio. Ma è peggiorato così tanto, TS, da 2 giorni a questa parte? Che No, cazzo così succede? da Anche 2 anni, mezzo. Marco è altino. No, Abbassa però un adesso pochino è Marco. peggiorato di brutto. Quindi erano alti tutti e due, e li abbassavo TS, scusa. Non è peggiorato di brutto, è che io non l'ho No, mai è che io ogni volta streamato. che ti sento. No, che ti sento parlare, adesso sento tipo la botta iniziale. Ma quello lo fa sempre Moro, anche Non ci ho Corne mai fatto spesso. caso. Adesso lo sento molto più spesso, però. Nei live di FIFA spesso partono sia lui che Corne, infatti. Corne Adesso. soprattutto ogni tanto tira certi PEM, mi Quello sì, quella distrugge. corna. Sì. Come va? Adesso siete giusti in teoria. Parla. Che Parlo, sei sempre parlo. quel picco di merda, però adesso siete giusti. Parliamo piano, via. Hai il voice priority su TS? Chi è? Cosa c'entra il voice priority? Ah, poi su TS. Alzati un C'era anche su pochino tu. TS, volendo. Ma come alzati un pochino tu? Siete matti nel culo voi. Così? Scusami, Porco Giuda. Marco. Era uno scherzo. Dai, vediamo di Sai fare che la questo prossima lavoro di volta, il merda. prossimo anno che faremo FIFA e tu hai ancora questo volume, più il fatto che parti via mi distruggerai a No, me e a facciamo tutti. sempre disco, ormai fa un culo di S. Sì. Che Vai. paura, pezzo di Stai merda. leccandolo le palle. E per favore vai avanti, grazie. Sì, sono qui a leccare le palle. Vabbè. Eccoci qua. Eccoci qua.
Sì, questo tra l'altro era un progetto scolastico, mi pare. Si vede che ha molto tempo da puttare, Valerio. Sì. Sembrava prima vista, tanto per Benino. Ah, ho già capito. Devo andare. Che schifo, l'ha disegnato col dito qui intorno, sì. questo buco di culo rosa. Vabbè, l'anime lo vediamo, dai. Allora, questo qui sì, l'avevamo, l'ho pubblicato nei Reels. Rivediamo. Si è tolto qualcosa. Con questo gilet che non ce l'ha mai avuto, bravo. Che schifo. Un Berlusconi qui. Mamma e poi mia. Una piccola ragazza spunta. Che schifo. Che cos'è? Cosa sono queste dita? GIF addirittura, dove io sono Shrek, cioè. Questa testa. Oh. Per questo video ho speso 10 euro. Come? Per lì ha. Così tanto. Questa testa mi fa impressione. Insomma. Va bene. Mamma mia, ragazzi. Bene, poi. Grazie Elon Musk. Felix. Ah, ma tu vuoi fare quel planking, ok, quello lullo, lui vuole fare, no, lui vuole fare quello. 3, 2, 1, 0, ma che schifo, ragazzi. Ma cos'è sta roba? Questo è il pare di Esprit che entra nel culo di Marco, eh. Veramente, ma cos'è sta roba? Ah, Valerione, quanto ti voglio bene. Tecniche di approccio. Oh, andiamo. No, ragazzi, i miei vocali, no. Sei una bellissima ragazza, sicuramente avrai la fila dietro, i miei DM. Sono tutti così i miei vocali. Questa è la sigla per una rassegna videoludica, comunque. Sono tutti così i miei vocali, tutti. Grazie, Brodino. Grazie, Brodino. Cioè, c'è molto di peggio, Rutti pure, vabbè. No, Casa Madia. L'avevamo visto? Sì. Non, cioè, io l'ho visto, sicuramente. Sì, voi, cioè, l'avete visto. Non ti vergogni. Vabbè, amore, adesso. Vai. No, non... Ah, sì. Fammi vedere. Io Burtone. Marco, la pronti? Musica? La faccio con la bocca. Anche perché c'ha il copyright. Allora, mi pare fosse... Anzi, Casa Madia, la mia serie preferita. Male l'orecchio, ma... Non mi abbassare la sedia, bestemmio la Madonna. Direi, cosa fai? Che ti la gente? Cosa fa così poi da lì dietro? Oddio! Ciao amore. Bastardo. Ma non ho fatto niente. Oh! Dai, dai. Vai, 12, non vale. Capito? Cosa faccio? Non ti elimino. Non sto trovando nessuno dove sono io. Vai, cambi. Vabbè. Divaricate le gambe. A tempo. Fate così. Grissimbon. Avanti, tutti insieme. Tutti, eh. Non so veramente che dire. Non ho l'acqua, amore. Amore, mi dai l'acqua, per favore.
Amore, mi serve l'acqua. Sì, oh. Amore, mi sono scordato che non sei a casa, vado io. Ciao, ti amo. Sì, la musica è un po' alta forse. C'è il po' alta. Si può sbagliare una volta nella vita. Ehi, ehi. No, le palle. Le palle di Fra Giulio, togli le palle di Fra Giulio. Amore, è vero che c'è il caffè? Ho temporeggiato saggiamente. Bravissimi, un saluto. No, okay. Questo era imbarazzante. Non siamo tuo padre e tua madre. Valeria. Ah, scusa, c'è un pelo di orio nel buco. È un pelo di orio nel buco. No, ma dopo ho fatto il tuo culo. Che schifo, gli ho baciato il culo. No, c'è un pelo. Basta! Ma che mio capello è bianco? Ma che dici? Ma è entrata la Befana. Aia. È entrata la Befana. Ma okay, c'ho lo zoo in camera. Posso ecco giocare qua. Per me? E lui lo lasci qui? E prendi, prendi l'uragano Katrina, lasci qua l'altro uragano. Sembrava un sample, sembrava. Patatine. Patatine. Ciao. Miau, avessi sorta. E non mi prendere, però. Mettimi via. È un'ambulanza di merda, la sentite? Ma non sta zitta un attimo. Tutte e due. Oh mio Dio, è pericolosissimo, amore. Questa cosa è pericolosissima. È un disastro epocale. Banda ma che via. Ti tiene? Fammi fai schifo. Che ori tutto duro banda così. Via, le bastarde. Guarda che stanno litigando mentre li litigano in braccio. No. Guarda che si dissocia ori. Esci da questa stanza. Non ce la faccio più. Ho caldo. Si sta veramente dissociando. Deve stare in questa casa di pazzi. Oh. È casa Madia che nessuno vedrà perché per i sani. Ve lo concediamo però. Tanti auguri. Che bello, ragazzi. Che bello. Casa Madia, la mia preferita. Che casino, ragazzi. Ah. No, si chiama i Bobotti Vector su Discord adesso. Sì. Lo scontro finale. De che? Con la Reduvezzi qua. Ah, questa è quella dove c'era Valerio perché Esprit aveva paccato. Sì. Ah. O Nicola, non so, uno dei due. Guarda che bello. Ah! Ma cos'è? Che schifo. Io adesso chiamo il Papa e gli rutto al telefono. Pezzo verde sconcertato. Pom 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 pom. Sium. Le pistole del GG. Pum pum pum. Io non ce la faccio, raga. Sì. 2000 sub guadagnato. Bello. Bello. Ho guadagnato 2000 sub. Ma c'è anche. Per non farti vedere dove posso. È basso, Valerio. Conto è la nebbia, conto è questo. Questo lo metto qui. Ma non. Ma crea una costanza. Come puoi? Grazie, Fede Zampi. Grazie, Fede. Grazie, bello. Sì, che tra poco arriverà. Madonna, ragazzi, che hai. Ah! Perché? Volevo solo usare questo effetto. Volevo solo usare questa cosa. Sembra un po' Xuderone quando sei ingrandito. Non è vero, oltretutto. Sì. Va bene, il primo meme interattivo. Vediamo un poco. Devo starnutire. Preparatevi, ragazzi. Scegli con la relazione che troverai sotto il video quale pensi sia la clip giusta. Non è questa. Madonna, non è questa. Che schifezza. Sa che è questa. È tanto che non è scopo. Non è questa. Non è quella. Non è quella. Va bene. Ragazzi, che dobbiamo fare con Valerio? Non è possibile. Sì, adesso possiamo contarlo nei meme. Con il rape che c'è stato adesso. Esatto. Andiamo, Pasquale dall'industria. Lexi, oh, sei...
perché deve esserci sempre un respo, un deficiente di turno qua che paga per non tutti, cazzo, 12 anni, 24 bene, allenatori schiuro. E cazzo sarà mica sempre l'allenatore qua che deve pagare, sempre l'allenatore, i tifosi diano una mano alla squadra, oggi invece di contestarla, Cirui, amma... Tranquillo. Che disastro. Era così, era. Era così. Me lo ricordavo. Ah, perché c'è questa musichetta sotto di mistero? È successo in live, sì. Questa cosa, ragazzi. Vedetevi le live di FIFA, vedete cosa succede. Ci credo. Basta, basta, basta. Ci credo l'abbia anche un po' allungato. Sì, forse un pelo, sì. Va bene. I truffatori infernali di Posillipo. I tuffatori. Cosa ho letto? Poi ho detto invernali infernali. Ammazziamo i mostri. Però di a fragola. Razzista. Col 5. È basso. Ma va che laserata nel culone. E facciamolo un bel gender reveal, dai. E Pacciani. Aia, il laser mi ha ucciso. Maledizione, odio. C'è, ci sono due bombe L di fianco, eh. Dell'El bomb, non sparateci mai, ragazzi. Non sparateci mai. Sono morto. Che birra, guarda. Con quale... Valerio, la musica è alta. Dai, Marco, 7. Non sento. 5. 4, 3, 2, 1, salta. Corri! È bravissimo! È un'esultanza senza senso per questa cosa. È banda del affanculo. Va bene, c'era il mio laser ancora. Andare più veloce. Oddio! Non ci ho preso con la mira, però. Ma no, oddio, il mio laser! Andatevene, vattene, Gianluca. Ragazzi, dove mi avete lanciato? Oh zio, dietro ci sono i bastardi. Via, andate via, andate via, abbiamo lanciato il bombardamento. Lancio io ho tirato due cose. Posso scavalcare? Marco, corri! Non ho le dita. Madonna, guarda quanta esplosione, guarda quanta esplosione. Marco! Cazzo Jace! Eccolo Marco qua! Bellissimo. Ecco qua il problema. Guardando la live di FIFA prima ho scoperto cosa fa adesso Liquidigno. Eh sì, che è sempre il mio vecchio personaggio di FIFA. Ormai fa il cameraman, fa il fotografo. La trappola del capo. Che bella sta scena. Non si poteva. Li abbiamo ingannati per tutto questo tempo. Spoiler. Sì. Non vi diciamo quale film, così non lo sapete. I Pirati dei Caraibi. Eccoci qua. No, sì, non mi ricordo quale, però. Il 3. Secondo, no, il 2, mi pare. Sì. Quale squinzi? Potete guardarlo, infami. Se non l'avete visto, siete degli stronzi. Fammi vedere qui. Grazie, Micillo. Grazie a Tier 2. Grazie, Micillo. A Toro, semplicemente. Vabbè. Grazie, Micillone. Oh, mi hanno colpito con la macchina. vabbè. È stata così.
Qui c'era Dua Lipa che legge Berserk. Che legge Berserk, sì. Adesso c'è, insieme al club del libro di Dua Lipa, c'è anche Robert Downey Jr. Grazie, delicatissimo. Grazie, delicatissimo. Grazie, delicatissimo. Il segno. Eccolo qui, il segno. Veramente un bel uomo, proprio lui, possiamo dire. Segno. Breaking news. Che inganno questo. Sì. Facciamo intanto nella 12 ore la... Sì, ha detto sì il campo. Infatti, effettivamente, dopo la 12 ore stiamo facendo. Effettivamente dopo. Si sta facendo. Poi dite che non teniamo la parola. Scusami. L'abbiamo fatto. My honest reaction. Va bene. Perché di usare sta cazzi palla con Gune? Sì. No, nessuno ha esultato così per questa cosa. Quel filmato iniziale cos'era? Cioè, il filmato vero di sta cosa? Cosa sarà una partita di calcio, probabile. Ecco qua che è partito quel meme lì. Ah, sì. Il meme delle discrepanze. Un attimo, devo tanto respiro bere. Ma la TV ha risolto. Ecco qui. È rimasto chi moro. È quello sotto, io ragazzi? Non so, sono un po' asiatico, io sono diventato, però... non è mai successo, ragazzi. Chi è il capo? La sfida finale. Oh, questa qui veramente TikTok user 1.0. Sì. Vediamo un po'. Blazers. È basso, dicono. Ma poi mi stordisce. Capo. Ragazzi, mi sa che qui il nuovo capo è Moro, il capo. È diventato Moro il capo. È stato eliminato. È tornato su. Ha vinto Marco. Ma dai, ma che... palesemente è stato pilotato da qualcuno. Questa vinto cosa Marco, qui, dai. Ragazzi. Cioè, è incredibile. E Moro continua a morire. Non è possibile questa cosa. E io proprio non ce la faccio a essere il capo. No, non è possibile questa cosa, dai. E vabbè. Palesemente l'ha toccato, ma è dai. Così che va, è così che va. Vi giuro che non è sriptata. First try non sono così convinto. Che non l'hai modificato, ok. È assurda sta cosa, se è vera. È peggio di quando guida il camion. Molto bene. Ciao Vitone. Ciao Vito. Cos'è la miglior sigla della battaglia delle sigle finora? Eccoci qui, momento Sior. Momento Sior eseguito. Meme che funzionano solo in 0,5 secondi che succede l'avvenimento e poi mai più. E poi non mi ricordo niente, bro. Pirati di Twitch del Master Chest. Il messaggio che ha scritto sì. Prima. Ha scritto Manze ed è stato bannato adesso proprio. Bello. Linea temporale ufficialmente sotto attacco. C'è il momento linea temporale. In bocca. Ha subito uno così? Ma che paura, Marco. Oh mio Dio! Dove? Cosa succede? È andato via.
Oh no, cosa succede? Ci sono ragazzi? Gli uomini in nero. Lì così proprio. Vero, appoggiato sul suo piede, scusa. Su di lui. Qui c'è tutta la lore, mi sa, eh. Oh, va, è andata ormai. Cosa serve che si spieghi in queste maniere? Ma non lo so. Poi così, in teoria, io posso alzarmi in piedi e ballare. Yeah. Adesso guarderò. Puoi giocare puoi a Wii Sport. Cosa succede? Cosa succede? Oh no. Pazzesco. Sono giapponese. Ah. Era effettivamente terribile quella cosa. Carignomi delle feci, siamo i viaggiatori del tempo e la nostra missione sta andando a buon fine. La vostra storia verrà cancellata e l'unico vero streamer emergerà e vincerà senza la nascita dei vostri cari termosifoni. Non è finita e non finirà fino alla vostra totale scomparsa. Ci stanno minacciando. Stanno sta succedendo qualcosa. Melfi raggiunge 10 a me il vostro odio, la nostra forza dichiaro il primo cittadino della città lucana. Certo, ma successo di nuovo melone. Ah, il prosciutto. Prosciutto melone. Non è così, non è, non c'era Marinovski, non c'era melone. Chi lo dice? Grazie. Grazie, chi lo dice? Grazie mille. Ci hanno tannossati. Oh. Stupidi gnomi, questo era l'ultimo ricordo, l'ultima speranza. Ora che siamo intervenuti anche sul putrido prosciutto e melone, è finita. Hanno snappato. Vedrete sgretolarsi i vostri amati canali e dimenticherete tutto per sempre. E ci gusteremo la nascita del vero streamer. Riprendiamo tutto quello che ci avete tolto. Siamo pronti per fare splotter. Yes. Il primo video che abbiamo sul canale. Sì. Grazie Ciscone. Proprio anche un pisello. Che chiacchiere è? Capo, prima di sparire prenditi Ori. Sì, sì, poi lo prendo. Gandhi, cosa fa Gandhi? Gongola? No, quindi il vero streamer è lui. Gandhi Gamer? Un'ultima speranza. Attenzione, continua la storia. Potrei usare Opera. Opera come i bambini che fanno i tutorial. Ecco come i giochi classici per il tuo computer. The Stopper è il più grande di sempre. Non l'ha detto Gandhi Gamer questo. Buona mattina ragazzi, qui è Gandhi Gamer 89 e oggi affronteremo le chest opening più grandi di sempre. Oddio ragazzi, qualcuno ha matto. Il paguro questo dovrebbe sì. essere. Ciccio, io ti chiedo scusa. Metal Gear? Attenzione, c'è una speranza però. Time Traveler's Move Sale. The Time.
Frangili. Avete detto Gandhi ha distrutto tutto? Vediamo, vediamo. Che facciamo poi? Con un lavoro vero, sì, sì, può essere. Il più che ti ha trovato. Con Mosa. Non c'erano seghe, tra l'altro. Che schifo. In ufficio, è proprio Liezard. Ufficio con dei colpi di sonno. Non sono qua, non andavo agli Oscar. Ma poi non sono io neanche questo qui. Un pelo. Neanche per sbaglio, proprio. Beh, non ci assomigliamo per zero. Ma c'era l'unico che non ero io in nessun modo. Bella la saga. Vinto un Oscar a quanto pare. The Time Travelers. Un viaggio inaspettato. Attenzione, continua. Il sacro libro delle verità deve essere qui. L'uomo della bava? Grazie. Il sacro tramoraculo. Ecco qua. Ecco qui. Eh certo. Capito tutto da questa cosa. Dal trenino Venus. Monza. Effettivamente è la stazione di Monza. Ma il treno era nel video o era da te? No, è da me. Sembrava stessi riposando. E invece sono qui con voi, il trenino Marco. È un po' che non lo tiro fuori. Entra nel Lanus e partiamo. Let's go, let's go. Non ho mai detto così il treno Marco. Siamo un treno per Alessandria. Quindi attenzione, è entrato nel culetto del treno Marco. Ok. È effettivamente ad Alessandria. Non era il nuovo capo dei paguri. Non dice let's go, il treno Marco. Non ho mai detto. Tra l'altro. Questa è la casa dei paguri? Del capo dei... Quindi, Ecrobots, pensavo fosse la cosa giusta da fare. Che schifo. Cambiare il passato per avere un futuro. Ma siciliano? Minchia. Farlo. Spara. Perché siciliano, ragazzi? Toto che spari, certo. Sparato a Gandhi Gamer 89? Yeah. Intanto una piccola pausa. Parliamo però di tutte le novità che arrivano dalla giornata di oggi legate al caso scommesse. È importante andare innanzitutto a capire qual è sarà la strategia degli indagati, in particolare il primo, cioè Scorn Factory, per capire innanzitutto come si comporteranno i suoi legali e ovviamente poi a quanto ammonterà la squalifica, perché tutti oggi si domandano questo, no? Leggiamo sulla Gazzetta dello Sport quale sarebbe appunto la non strategia è questa, dei non legali c'entra niente. Di Bambino Luigino. Fine, così. Va bene, subito indagato. A voi. A tutti i fan del meme review vogliamo chiedere scusa. Giochi di potere relative trame di palazzo stanno combuttando contro di noi. Nonostante l'impegno profuso e la passione nel nostro lavoro, stiamo venendo denigrati, offesi, derisi. Abbiamo creduto a promesse fatte e ci siamo fidati per ricevere in cambio solo odio. Come dice il nostro presidente, il vostro odio è la nostra forza. Ma ora dobbiamo dire basta. Ho messo pausa, ma adesso bisogna aspettare. Pausers. Tutto quanto? Pausers. Oddio. La pubblicazione dell'ultimo capitolo dei Viaggiatori del Tempo sospesa a tempo indeterminato e altri eventuali progetti sono altrettanto sospesi. Ci scusiamo in primis con voi.
vorremmo poter fare di più e risolvere questa terribile situazione. Naturalmente altri artisti indipendenti saranno liberi di continuare il loro lavoro, avranno sempre il nostro totale supporto. E come quindi non siamo tornati noi. Esortiamo con la forza affinché sempre più persone esprimano la loro arte e la loro fantastica creatività. Amici, dovete unirvi alla causa, sennò rimane azienda AAA fallita. Che pagliaccio. Sul punto più interessante, ma non è questa la vostra voce, proprio la merda. UPL, chissà chi sarà mai, È Bisex Love, mi sembra. Sì. Per voi. A seguito di una riunione interna della società è arrivata la decisione di pubblicare l'ultimo episodio della serie Viaggiatori nel Tempo. La scelta è presa per rispetto verso voi tutto fan lui ha fatto, e per gli artisti lui che hanno collaborato. Tutto lui, non c'era critica, nessuno che si è lamentato, nessun. Non credo che ci sia stata una riunione, c'è cioè, la riunione con se stesso. Ma c'è stata. Non è corretto che state voi a pagare per i giochi di potere e una sempre crescente svolta totalitaria. Vi ringraziamo per il supporto e per l'affetto dimostrato in questi ultimi anni. È stato un bellissimo viaggio. Ricordatevi sempre di sorridere. Un grande Valerio, io lo è amo. È qui che ci abbandona farci. Bambino Luigino, mi pare. Il potere dei ricordi. Tip Gandhi Gamer. Sta cambiando niente. Risp, please, certo. Non sembra che aveva detto che va male. Che c'era peli ovunque. Sono tornati. Sta appassionando questa serie. Sì. Non leggo bene. Non si dice niente. Ah, la storia dei la vera storia dei termosifoni. Sì. Amici, vi sfido a fare una riga dritta, vediamo chi ci riesce. Ma state buoni? Eliezer, stai levando? Porca vacca, non mi fanno fare questi, guarda che fastidio qua. Che stronzo, puntino lì. Nessun dare! Manu, sempre drone. Che schifo. Dai, che palle. Ho perso quello di vista. Terrone. Quello che ti ruba il portafoglio. Ti ruba il portafoglio, Manu. Mi spara con la pistola. Mi piace che tra l'altro è molto politica di comodo. Dai. Dici. Non lo vedo più. Quanto sei questa cosa? Ha rubato Manu dal portafoglio. Ha rubato Manu dal portafoglio. Ha rubato Manu dal portafoglio. Senti carino. E che ho sparato qua. Ah, qui che lavoro Candy Gamer era lo di Thunder. Quanto stanno andando avanti questa merda. Karim non c'ha, cioè Karim divertito come poche cose al mondo da questa cagata. Basta, Barbie, rotto i coglioni. Però anche basta. Ho capito, me l'ho preso bene. Ecco, è stata una bella finale anche. Quasi con l'ultima patch hanno modificato le voice line di Malenia in NG++++. So, Malenia, Alama de Miguella e Mote Corcone Mazzate, perché non hai votato Rossana? Non credo abbia detto così. No. Giorgio Bardella, la sconfitta di Uzz è un risultato figlio di alleanze contro natura, ma come cazzo fai a non votare Ken? Bellissima Shaman King, però per l'amor di Dio, quello che c'era scritto? È bellissima Shaman King, però per l'amor di Dio, però dai. Era per la battaglia delle sigle. È il mio sesto anniversario di fidanzamento, ma sono qua a votare. Forza Foggia e forza Imen. Era un messaggio durante
la battaglia delle sigle. Attenzione però, da che parte stai? Peppe di Palle, tra l'altro, ragazzi. Sì, la pizza. Degli gnomi degli Achilli. Ma chi sono gli Achilli poi, scusami? Infatti ovvio che ci abbiamo gli gnomi. Achilli, chi sono questi qua? Scusami, come si permettono? Siamo Peppe di Palle che si è messo a fare meme incredibili, tra l'altro. Ok, adagio. Allora, aspetta, facciamo 1, 2, 3 e si parte. No, qui è facile, vieni. E 1, 2, 3 si parte. Allora, no, niente 1, 2, 3. Quando dico via, via. Via. Ma sei caduto tu, ma perché sì, sei caduto tu? Sono rimasti su. Ah no, che ero. No. No, ci tiravi giù, mi ricordo. Sì. No, dove mi sto arrampicando? Ah, perché ci avevi tenuto poi. Testa di culo, guarda. Perché poi mi sarà riappeso qui, quindi ho tirato tutto indietro. Stare nel mezzo come il pisello. Stasera, tra l'altro, finalore stasera. Stasera vedevo la cima, quindi. Enrico Buffa racconta Marco, Michael, Madia. Non... 9:30 della sera prima di quella gara, ha fame e dice pizza. No, Michael, perché pizza? Il Sir ha detto pizza e quindi è pizza. Arrivano 5 pizze. Tim Grover, che è il preparatore atletico della squadra e il suo personale, le apre e dice Michael, a me queste pizze non mi convincono. Io non la mangio. Gli altri, anche loro dicono, ma magari no. Michael mangia la sua e probabilmente qualcuna delle altre. Alle 3 del mattino chiama Grover in stanza. Tim, vieni da me. Perché Michael? Sto morendo. In America si chiama food poisoning. Da noi? Intossicazione alimentare. Cosa vogliamo dire? Intossicazione alimentare. Ma la sua memoria questa cosa è di buffa. Fino alle 3 del pomeriggio non è in grado di alzarsi dal letto. Sta per giocare la partita più importante della stagione contro un'avversaria fortissima e non è in grado di alzarsi. Io sto ascoltando solo Buffa ormai, non mi interessa. Gli fanno bere tante bibite con tanti sali e lui non è in grado di alzarsi. Vado a vedere Michael da vicino. Non ha nessuna espressione sul volto, è fermo, immobile e guarda, non saprei dirvi dove. Faccio segno verso Flavio. Flavio, questo, quando mai puoi giocare? A questo punto, fatemi una cortesia, chiudete il libro. Perché da adesso entriamo nel campo della leggenda. Perché questo termine l'avete sentito tante volte, probabilmente anche abusato da parte nostra. Interessato alla ma cosa, in questo caso è interessante. Non spiega neanche cosa sta per succedere. E sono memoria, stesse robe, figura. Jordan non solo gioca, ma segna 37 punti. Inizia guardingo, gattopardesco e poi sale. Ad anni di distanza spiegherà che cosa ha fatto. Dalle 3 del pomeriggio fino alle 7 memorizza ogni singolo movimento. Io non sono così. Di modo che quando dovrà giocare avrà come un copione che avrà inserito nel proprio file interiore che eseguirà. Alla fine della gara praticamente basket team, Michael Jordan. Sì, Michael Jordan. Phil Jackson, che se ne intende, dice non ho mai visto Jordan giocare così bene e se il miglior giocatore di tutti i tempi ha giocato la partita della sua vita, questa è una gara che va messa là. Riapriamo il libro perché obiettivamente non credo si possa definire quello che ha fatto lui quella sera. Ma è evidente
che essere un grande talento, un grande atleta, serve fino a un certo punto. Ma da lì in poi conta la testa. E come Michael, di testa non ne sono mai passato. Ecco qua. Il nostro capo, ragazzi. Mamma mia, buffa. Che uomo e... sessuale. Cosa? Che uomo sessuale. Scusa, è un uomo sessuale. No, non credo sia comunque... Un uomo sessuale? No. Un uomo sessuale? Sì, ma non, in italiano non vuol dire quello che vuoi intendere comunque. Anche molto... se lo esplichi così, comunque non vuol dire quello che tu intendi. È un uomo sessuale? Non è quello. Non è buffa, non esiste capito. Nell'italiano uomo sessuale non vuol dire... Sexual man. Sexual man. Non è sexy sessuale. Un uomo sessuale, diciamolo. Un uomo sessuale. Non è quello, non è così. Non esiste nella lingua italiana. Vabbè, andiamo avanti. Va bene, sexual man. Vabbè, vediamo un po' The Olio Gang. Come lo tiro? Mi sta attaccando il rinoceronte. Lo molliamo già lì, ragazzi. Io così. Olio. The Glorious Olio. Olio, aglio, peperoncino. Sì. Che pirla. Dois. Ma è il nostro amico P, chi è? Peppe di palle. Proof that anything can be a Netflix poster. Proof that anything can be a Netflix poster. Scusami. The drinking error. Sì. Comedy fan dumb. Old but gold. Vediamo. Che palle questa cosa di Expert, inspiegabile. Si pulisce. ma è tagliato. Cioè, c'è lui che prima pulisce il bicchiere per bene. C'era. Vedi. Faceva solo così. È inspiegabile. Poi gli ha proprio scorreggiato il cervello. Era la 24 ore, quindi. Sì, lui non ha fatto 5 lui. Cortengo. Peppe di palle zucca. You suck. Caduto nel ritornaggio Valerio, ma Peppe di palle come richiesto al mio streamer preferito. Sulla piattaforma siamo dei draghi, c'è da dire che siamo dei draghi. Sputo il fuoco, guarda. Ah, eccola lì la piattaforma, non hai sputato il fuoco. Ciao David. Dai, qua. Qui ci vorrebbe qualcuno che mi metta un'animazione che sputo il fuoco. Ecco qua, l'hanno fatto davvero. Qua. Difficili decisioni. Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. Scrivere manzi in chat. E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo. Vedi? Mi apro. Però, se lo vuoi fare, fallo. Che bella sta base, ragazzi. Mi piace un sacco. Puoi farlo. Però, chi è l'uomo man adesso? Pregoso errore in chat durante Chain Together. Ascolta ragazzo, mai dire che fortuna sfacciata in romano, il più grande errore della mia vita. Questo credo sia il bestemmione che ha tirato Vector in chat, mi può essere. Olio Josh. Olio e Josh. Olio. You're just a cheap fucking knockoff. Arriva Oliosh. Arriva lo spin-off di Soldatino, eh? Siete contenti? Madonna Marco, non vedo l'ora. Olimpiade iniziale. Secondo me c'è qualcosa che non dovrebbe. Sì, vedo che c'è il mio personaggio di quel gioco delle Olimpiadi. Quindi sì. C'è qualcosa che non va. Come si chiama? Vabbè, lui sarebbe coso, però. Come si chiama? Broccolone. Chi è? Non mi ricordo quello brutto. Il mio personaggio brutto. Jingle Bell. No, grazie, Jingle Bell era quello di. Sì, ma era. Cercavo era di emulare. Cercavo di emularlo, ma era impossibile. Vabbè, sempre Peppe. Questo è quello di adesso, questo meme. Ma con questo caldo dovreste chiamarvi i condizionatori, non i termosifoni. Ha sbagliato anche a scrivere, tra le...
Che Peppe di palle, devi farti vedere, sennò conviene bannarti per sempre, anche se fai meme belli. Ma sì, fai meme proprio belli. Dai, eliminiamo. Andiamo, The Biggest Return. Allora, mercoledì, Valerio... Niente, a me mi sono buono. Valerio, se mercoledì non finiamo Smallland, facciamo il Discord review. No, non c'è bisogno di dirlo, Felix. Martedì. Mercoledì facciamo il Discord review. Mettilo. Meme review. Io ho messo la seconda parte. E questa è quella che sta andando adesso, comunque. Giustamente, l'ha fatto... Anime. Sì. Ecco, non consiglia il tempo oracolo. Come no? Non credo. Sì, è vera, non credo. Questa, eh? Dobbiamo mandargli quello nuovo, però, eh? Poi ci sarà, sì, con quello, sì, nuovo. Sì. Poi gli mandiamo una copia. Spero che si gode la sua stanza su Discord preferita in attesa del review. Ecco qua. Guarda che bello. One day or day one. One day or... Sai che inizialmente non l'avevo capito questo meme, perché io appunto da portiere non vedevo così, quindi non mi sembrava. Eh sì, sei tu. Però guarda che viene fuori anche il coso per registrare sotto, che clown. Attenzione che Peppe di Palle gli fa il diretto... Gli fa il verso, gli fa. Ah, come gli highlights di calcio, ok. Best skill and goal. Tipo, welcome to Besiktas. Con le scuole non vanno mai al Besiktas, a parte Immobile. C'è scritto, lo dice Buffon, Piccinini, però, vabbè. Un video di 30 secondi, vecchio. Ho creduto che non la prendesse, anche se... Parato un treno, ragazzi. Grazie per Luci. Grazie per Luci Natale. È stato tutto solo Buffon miracolo. Buffon miracolo. Incredibile. Avesse giocato sempre così da portiere, ragazzi. Ma è impossibile, non ci sono i tasti per il portiere. Non c'erano nel video di Nicola Giang, ragazzi. Sono abbastanza sicuro. Il video di Nicola Giang mi ha fatto da Daniel. E lui è il capo. Cioè... No, vabbè, ragazzi. Cos'è? È un genio. Lui è il capo. Guadagna un casino. Guadagna. Non è, guardate, vero. Super. Non sono io che cago dalla libreria. Che cago tanto meno dalla libreria. Hector, ti spacco il culo, eh. Stai attento. Ragazzi, io non sono questo qui. Non guadagno tanto. Bigget. Se ha messo il video di Nicola Giang, c'è qualcosa che non va, però, eh? No, vediamo Peppe. Spider-Man. Chi è? Memory View. Chi è? Memory View. Memory View. Dove sei? Memory View. Sono qui, scemo. Ma chi sei tu? Lo sai benissimo chi sono. Sai benissimo cosa hai fatto. Ti va tutto bene, eh? Bambino Luigino. Pensi sia una coincidenza che dal nulla decidano di fare il meme review? Sì, hai capito bene. Che plot twist. Gliel'hai chiesto. Noi l'abbiamo chiesto. Noi? Ricordi?
quando hai detto che non avresti fatto più video. Ma ho smesso, infatti, quando facevi l'offeso o per non aver ottenuto quello che volevi. Memre View. Certo, pensi di aver smesso, che quel tuo stupido messaggio significasse qualcosa. E ora hai continuato. Abbiamo continuato. Tu sei me. Tu sei Peppe di Palle. Non credo, non credo. Che c'è? È proprio Peppe di Palle il nostro Valerione. Attenzione. Che scrittura, ragazzi. Una scrittura meglio dell'MCU. Che non che scrittura. Ci volesse molto a farlo, però. Ebbene, era proprio così. Su cosa poi questo? Il messaggio originale è stato eliminato. No. Peppe di Palle era Valerio, quindi. Questo qui ieri sera. Questo è uscito adesso. È Hugh Jackman che reagisce passato, al montaggio finale. Ho passato ieri sera il video a Valerio e ho detto: Valerio, ti passo questo perché è palesemente una base una per base. Il meme. Perché questo qui è Hugh Jackman che reagisce al montato della di un combattimento finale. Su Deadpool e Wolverine. Cioè, è un minuto e mezzo di Hugh Jackman così. Sì. Quindi voglio, va protetto Hugh Jackman, ragazzi. Dobbiamo riuscire ma che, a proteggerlo. Che poi... Cioè, chiaramente, senza far spoilerne niente, ma in un combattimento, cosa c'è da ridere? No, è perché era quello finale. Vabbè, comunque... Era molto lullo e pieno di cagate sì strane, però mi quindi... sembra comunque probabilmente loro non hanno visto quello che abbiamo no. visto noi, quindi vederlo così probabilmente gli ha fatto strano, ma guardalo poi cioè, ma anche ma lui si prende troppo bene, lui è genuinissimo, è troppo bello, c'ha da avercene di più di personalità così, guarda, è un grande. Anche perché probabilmente quando hanno girato loro non vedevano nulla di quello che poi era montato, quindi... Tra l'altro è venuto fuori che uno di, diciamo, nel set, due personalità che c'erano erano uno Matthew McGonaghy e uno il fratello di Tom Holland, diciamo così. Uno di quelli che si vedevano incappucciati, ecco. Non dico cosa, però. E poi, vabbè, c'era il trailer del Memes Review. Ma giusti. Bello, un applauso a tutti i mematori. Valerio, sei stato un grande, soprattutto, ma poi tutti, anche Peppe di Palle, Casa Madia, Peppe di Palle, un grande. Fermo qui. Grazie, fate i meme, fate. Probabilmente la live su Twitch verrà cancellata, però. È probabile, c'era un po' troppa roba. La carico su YouTube, verrà cancellata, sperate che si possa vedere qualcosa su YouTube, sennò... perché se mi dice metà verrà tagliata, non si dice neanche grazie. Fate sempre i meme, fate sempre le clip, fate sempre queste cose qua che ci aiutano un sacco. Sì. Per i contenuti, fatto, eccetera, anche solo le clip per Luke. Daniel, no, anche le clip non vedevo meme di Daniel da 6 anni. Devo cancellare tutte le clip che ho fatto per il The Ring, perché sennò è un cacaio e ammazzo Luke per fare il coso, quindi devo mettermi a cancellarle. Chat, bellissimo. Aspettate che mi rimetto un attimo nel sedere. Oggi pomeriggio c'è il Together. Oggi pomeriggio c'è il video di The Ring, appunto andatelo a vedere tutti quanti, che ci ho messo un sacco a montarlo, quindi esatto. Dai, per favore. E stasera con il finalone di Cenet. Esattamente. Quindi un salutone. C'è un oracolo. Un oracolo finale. Per concludere. Per un oracolo, sei pronto per il miglior fucking video di sempre? Avete le aspettative troppo alte, però, chat. Documentati. Guardando il video, guarda, chiaramente. Poi ce lo dirai. Dai. Ciao, belli.